Thank you.
Hare Krishna. Scusateci il ritardo. Manduri e brindisi, brindisi, fasano. Un po' macchinoso. Allora, intanto passiamo qui, chiudiamo qui. Te l'ho mandato il link. Cioè, in realtà è arrivato sul gruppo. Ma già fatto. Okay. Hare Krishna Viviana. Hare Krishna. Hare Krishna a tutti, omaggi. Hare Krishna. Alziamo i volumi. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vabbè, possiamo dare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya. Chakshuram Miditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Pashtatade Shatarine Dayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa di Gora Bhakta Vrinda Tulsi. Non so se c'è un cuscino, per favore. Mi solleva un po'. Cazzo, quante ne sto chiedendo? Un altro? No. Allora va bene. Per una volta va bene, una volta ogni tanto va bene, no? Dai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa di Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna devoti, bentrovati. Hare Krishna. Allora leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. C'è già il segno. Capitolo secondo, intitolato? Capitolo secondo, intitolato Non si sbircia. Ci prova, eh? Non mi sbirciare così all'ultimo. La sintesi. La sintesi. Sintesi di che? Della Bhagavad Gita. Sì, va bene. Sintesi del contenuto della Bhagavad Gita, capitolo secondo. Capitolo 5? Facile, uguale al capitolo 3 più o meno. Calma io, però ci leggiamo al capitolo secondo, intitolato Sintesi della Bhagavad Gita, verso numero 57. Verso numero 57. Intanto saluto anche un po' di amici online. Beh, intanto abbiamo Bhaktin Viviana e anche Bhakta Piero e Bhaktin Victoria. No, solo Bhaktin Victoria. Hare Krishna. Hare Krishna.
Provate un attimo a parlare, vediamo se vi sento. Sì. Sì, Hare Krishna. ok. Hare Krishna. Hare Krishna dal Piemonte e dalle Marche. E poi abbiamo Loredana, Matteo, Fabio, Emanuele, Valeria, Radhacharandevi e altri devoti di cui non leggo. Valeria, Valentina, c'è anche Kia? Non lo leggo, Manuel, non li leggo, non leggo qui i loro nomi. E quindi se non li vedo non ci sono. Si ragionano gli scienziati, no? Se non vedo l'anima non c'è, non esiste, certo. Allora, leggiamo dal capitolo secondo, intitolato Sintesi della Bhagavad Gita, che meno male che ce l'ha detto Bhakti Valeria, perché se no stavamo ancora qui a capire che cosa dobbiamo leggere qui, verso numero 57. E lo leggo dal telefono, che è un po' più grande. Quindi lo fa Bhagavad Gita 2.57. Ok, eccolo qui. Ce l'abbiamo scritto da qualche parte? No. No. Avete un cellulare? Sì, quindi. Avete un cellulare? Allora, basta scrivere su Google BG 2.57, così possiamo leggerlo insieme, giusto? Possiamo farlo? Va bene. 57? 2.57, BG. BG come Bhagavad Gita 2.57. Allora, intanto io inizio, eh? Yasarvatrana bisnehas. Però che memoria. Menti. Tat tat prapya shubha shubham. Nabinandati nadveshti. Nabinandati nadveshti. Tasya pragya pratishtitam. Tasya pragya pratishtitam. Yasarvatrana bisnehas. Yasarvatrana bisnehas. Tat tat prapya shubha shubham. Tat tat prapya shubha shubham. Nabinandati nadveshti. Nabinandati nadveshti. Tasya pragya pratishtita. Tasya pragya pratishtitam. Yasarvatrana bisnehas. Yasarvatrana bisnehas. Tat tat prapya shubha shubham. Tat tat prapya shubha shubham. Nabinandati nadveshti. Nabinandati nadveshti. Tasya pragya pratishtita. Tasya pragya pratishtitam. Dai, due rappresentanti, uno dei Vaishnava e uno delle Vaishnavi. Yasarvatrana bisnehas. Yasarvatrana bisnehas. Tat tat prapya subha subham. Tat tat prapya subha subham. Nabinandati nadveshti. Nabinandati nadveshti. Tasya pragya pratishtitam. Tasya pragya pratishtitam. Yasarvatrana bisnehas. Tat tat prapya subha subham. Nabinandati nadveshti. Tasya pragya pratishtitam. Ok, parola per parola. Ya, colui che sarvatra, sarvatra, ovunque, ovunque, anabishneha, anabishneha, senza affetto, senza affetto, tat, quello, quello, tat, tat, quello. Era giusto per vedere se eravate. Poi era vicino, era facile. Prapya raggiungendo raggiungendo Shubha Shubha il bene, il bene. Ashubha Ashubha il male, Ashubha Ashubha na na mai Abhinandati elogia. Na, na, mai.
Dveshti, invidia, tasya, sua, pragya, perfetta conoscenza, pratishtita, fisso proprio, fisso, pratishtita. Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhai Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? La persona che in questo mondo non si lascia condizionare dal bene o dal male che riceve e non apprezza l'uno né disprezza l'altro, è fermamente situata nella conoscenza. Rileggiamo insieme. La persona che in questo mondo, non si lascia condizionare, dal bene o dal male che riceve, e non apprezza l'uno né disprezza l'altro, è fermamente situata nella conoscenza. Spiegazione. Nel mondo materiale si verifica sempre qualche cambiamento, a volte favorevole, a volte sfavorevole. Chi è fermamente situato nella coscienza di Krishna non è turbato da queste trasformazioni, né scosso dal bene o dal male. Chi è fermamente situato nella coscienza di Krishna non è turbato da queste trasformazioni, né scosso dal bene o dal male. Finché ci troviamo nel mondo materiale, dobbiamo confrontarci col bene e col male, perché questo è un mondo di dualità. Dualità, leggi alti e bassi, mondo di alti e di bassi, alti e bassi, giusto? Vero? Alti e bassi, dualità. Ma chi si assorbe nella coscienza di Krishna pensa solo a Krishna, la bontà assoluta. E non è quindi influenzato dal bene o dal male. Gode di una condizione perfettamente trascendentale, il cui nome tecnico è Samadhi. La condizione perfettamente trascendentale è detta tecnicamente Samadhi. Quindi non è più toccata dal bene, dal bene e dal male. Hare Krishna Premamrita, Vishnupada, Hare Krishna, Salvatore, Hare Krishna Domenico, Palmira, Emanuele. Hare Krishna, gli alti e bassi, e qui è un continuo, alti e bassi, siamo un po' come, è un po' come se fossimo in un oceano, è come se fossimo in un mare in tempesta, in un oceano, e per evitare gli alti e bassi in un oceano, qual è l'unica speranza? Imbattersi in una nave, che ti preleva e ti pone in una condizione che si trova al di sopra degli alti e dei bassi. Bene e male, non so, un momento di bonaccia. Ah, bene, ho capito. Ah, quanto durerà? Boh, però durerà, finirà questo momento di bene. Secondo gli squali, anche durante la bonaccia, potrebbero aver fame e aggirarsi lì attorno, giusto? Quindi dire, questo è un momento di bonaccia, è una buona... Sì, ho capito, ma tu sei dentro l'acqua, nell'oceano, e ci fai proprio poco. E poi arriva ovviamente la tempesta, arrivano i cavalloni, arrivano le tempeste, no? I mulinelli, insomma, non, quello lo capiamo che non è bello, ma anche il bello non è veramente così tanto bello. Quindi noi dovremmo avere quel coraggio di capire, il coraggio della comprensione, capire che questo mondo materiale è... Non si può mai dire che si sta bene, non si può mai dire di star bene in questo mondo materiale. Allora, quindi molto interessante... Dice, la persona in questo mondo non si lascia condizionare dal bene o dal male che riceve e non apprezza l'uno né disprezza l'altro, è fermamente situato nella conoscenza. Hare Krishna Giuseppe, fermamente situato nella conoscenza.
Tasya pragya pratishtita. Si chiamano rovesci di fortuna, quando le cose stanno andando bene e poi a un certo punto non vanno più bene, la bonaccia passa, no? La bonaccia passa. Si chiamano anche ribaltoni. Vedete, il ribaltone, no? La situazione si è ribaltata completamente, i rovesci di fortuna. Allora potremmo ritrovarci a inveire contro il destino. No, perché recriminare, eh? Recriminare contro il fato? Perché questo sta succedendo proprio a me? Perché il destino è così crudele nei miei confronti? Successo mai? È successo, ogni tanto succede, diciamo così, dai, ogni tanto succede, ma proprio, no, raramente. Battaggiacomo dice, ma non ricordo l'ultima volta, sicuramente. Sì, è proprio tutto in discesa, tutto in discesa. Perché? Cioè, perché il destino è così ingiusto? Qui stiamo parlando di quei ribaltoni brutti, quei ribaltoni. Quei rovesci, quei capovolgimenti di fortuna, stavano andando così bene, stanno capitando tutte a me. È naturale sentirsi male in quei momenti, giusto? Cioè è naturale che dice, no, io non, ma è uguale, ma sì, mi cascasse in testa qualcosa in questo momento, un'ecchimosi lacero contusa, prognosi riservata o qualcosa di male a qualcuno che conosco e che amo, ma sì, è uguale. È tutto uguale, è non proprio, no? Diciamoci la verità, quando ci succedono delle cose che non ci aspettavamo e che ribaltano, ribaltoni si chiamano, che ribaltano la situazione che noi consideravamo bella, piacevole, gradevole, oh, come sto bene adesso, poi di colpo, succede qualcosa e noi iniziamo ad inveire, a recriminare contro il destino, contro il fato avverso, no? Il fato avverso. Però è normale, cerchiamo di essere sobri e equilibrati, è normale sentirsi male quando le cose non vanno bene, quando accadono le cose brutte. Però, allora, è normale questo, è naturale. Ciò che non è naturale, ciò che non lo è sguazzare in questi sentimenti di negatività, quello non è più normale. Una delle cose, uno degli atteggiamenti che più sono considerabili tossici, uno degli atteggiamenti più tossici che possiamo assumere è proprio la negatività, questi sentimenti negativi, no? Il lamento. Va bene, siamo in Kali Yuga, non è che questo sia un attenuante. Siamo in Kali Yuga, vero? Ipocrisia c'è, discordia c'è. Sì, siamo in Kali Yuga, non si. No, non, per un attimo, stando qui, uno pensa, forse è passato e non me ne sono accorto. No, effettivamente, ipocrisia, discordia, conflitto, menzogna. La menzogna è la moneta di scambio, è la valuta corrente, la bugia, la menzogna, l'ipocrisia. No, siamo in Kali Yuga, va bene, in Kali Yuga ci è stato detto nello Srimad Bhagavatam, Manda Sumanda, Matayo Manda Bhagya Upadruta, va bene. È vero che in Kali Yuga ci si lamenta tanto perché c'è sempre qualche problema. C'è sempre qualche, siamo sempre turbati, conturbati, perturbati, disturbati. È vero? C'è sempre qualcosa che turba quella quiete, ma io sto lavorando tanto su me stesso, per trovare una serenità, una tranquillità, e poi è successa questa cosa che proprio, guarda, non ci voleva. Eh? O no? Funziona così, no? Però il lamentarsi troppo è tossico, non fa bene, ci intossica il lamento. Quindi è naturale. Oh, succede una cosa brutta, sfido chiunque a rimanere imperturbabile, stoicamente, stoico dinanzi alle cose che vanno male, che poi solitamente quando succede una cosa brutta, poi no, i problemi non arrivano da soli, isolati, arrivano a battaglioni proprio, no? Arrivano proprio a ondate. È normale rimanerci male quando le cose succedono, quando succedono le cose brutte. Ciò che però non è naturale, ciò che non è giusto, ciò che non è sguazzare nei sentimenti negativi. Allora, ora
ovvero recriminare contro il fato. Recriminare significa incolpare, scagliarsi contro. È certo, perché se le cose vanno male, per forza deve essere colpa di qualcuno o di qualcosa, vero? Giusto? Ci viene proprio spontaneo. Se una cosa va male, è colpa tua. E poi se non trovo nessuno, vabbè, sarà colpa sua, sarà colpa del fato. Cioè, qualcuno a cui dare la colpa, lo troviamo sempre. Ci sono queste tre fasi, no? Del tempo. Abbiamo il passato, il presente e il futuro, che sono un po' come binari. Sono un po' come binari, però sono tre. Tre binari, no? Su cui si muove naturalmente la nostra vita, giusto? Si muove naturalmente la nostra vita su questi tre binari. La nostra coscienza è destinata a muoversi progressivamente su questi binari. Così funziona. Siamo all'interno del mondo materiale e uno degli elementi fondamentali di studio della Bhagavad Gita, quanti sono gli elementi di studio, gli argomenti di studio della Bhagavad Gita? Quanti sono? Chi offre di più? No, dite un numero, magari. 18. 18? No, 18 sono i capitoli. Quanti sono gli argomenti della Bhagavad Gita? Mi raccomando, signori, vabbè, ora ci stiamo scherzando. 4, dice Emanuele. 5. Dai, li vogliamo enunciare? 5. Intanto, beh, questo è facile. Chi è che... Bravo, giustamente, dice, io non c'ero, quindi ho iniziato adesso, sono esentata dal... Allora, gli argomenti della Bhagavad Gita sono 5. 5. Il primo è... Chi è che parla nella Bhagavad Gita? Il karma è uno dei cinque. No, non ti buttare giù. Non ti buttare giù. Hai detto giusto. Allora, però cominciamo, no? Cominciamo dall'inizio, in modo che sia... Allora, il primo argomento è chi è che parla nella Bhagavad Gita? Almeno... No, chi è che parla nella Bhagavad Gita? Krishna! E chi è Krishna? Chi è Krishna? Aspetta, io lo voglio sentire, dai, non mi ricordo il nome di tua figlia. Anna Maria, Hare Krishna. Sai perché mi frullava Elisabetta? Lo so. Anna Maria. Perché assomiglia un po' a Elisabetta, la nostra Elisabetta. Chi è Krishna? Krishna è? Krishna è? Guarda, Krishna è? La persona suprema, quindi è Dio. Dio. Dio mio, sì, Dio è lui, la persona suprema. Oh, poi Dio, Krishna, colui che tutto controlla, giusto? L'Ishvara, colui che tutto possiede due energie. Energia inferiore, energia superiore. Energia inferiore è costituita dalla materia. Energia superiore è costituita dagli esseri viventi, no? Dagli esseri viventi che gestiscono la materia. Poiché gestiscono la materia per interessi personali, allora generano il karma. Il karma. Generano karma. Ovvero reazioni. Conseguenze, ripercussioni. Karma significa agire in maniera egoistica, cercando di trarre vantaggio da qualcosa che non è nostro. Allora, se qualcuno entrasse dentro casa vostra con l'intenzione di trarre vantaggio dalle cose vostre, come lo chiami? Lo definireste questo gentiluomo, questa gentildonna? Un? Senza parola, cioè senza... come? Senza essere prosaici, come lo definiremmo? Un ladro, ma scalzoncello che non sia un ladro. Ok, subito chiameremmo la polizia. E chiameremmo la polizia. Ah, ok. Allora, abbiamo detto, primo argomento, Krishna, Dio, la persona suprema. Secondo e terzo argomento, le sue energie, ovvero energia materiale e l'energia vivente, l'essere vivente. Quando l'essere vivente cerca di trarre vantaggi illegittimi dalla natura materiale, karma, è karma. E tutto questo avviene sotto il controllo, nel corso del tempo. Oh,
Questi sono i cinque argomenti della Bhagavad Gita. Cinque. Dio, le sue due energie, il karma e il tempo. Ok. Quindi, la coscienza dell'essere, del vivente, dell'essere, è destinata a muoversi progressivamente lungo questi tre binari. Ricordiamoci che è un viaggio, la vita è un viaggio multivite. Perché multivite? Perché il karma, argomento karma, si porta al rimorchio, quale altro argomento? La reincarnazione, meglio nota come trasmigrazione, perché non si entra soltanto nella carne, si può anche entrare nel legno, si può entrare anche nella cartilagine, no? Si può entrare anche, ok, in altro tipo di corpo. Quindi la trasmigrazione, la metempsicosi. E quindi è un viaggio multivite verso che cosa? Verso? Verso? Verso l'illuminazione, verso la realizzazione spirituale. Ok, ok. Quindi la nostra coscienza si muove su questi tre binari. Tempo, il tempo passato, presente e futuro. E questa è una cosa molto importante da ricordarci. Recriminare contro il destino cos'è? Quindi noi lo chiamiamo destino. Destino è ciò che succede, giusto? Ciò che ci accade, giusto? Quindi è il karma. Recriminare contro il destino come se fosse colpa di qualcun altro, quando in realtà sto raccogliendo i frutti di ciò che ho seminato, no? Se semino, non so, fave, non posso raccogliere nespole, giusto? Non voglia di fave forse, di nespole, no? Perché mi è venuto. Se semino fave non posso raccogliere nespole. Come semini, raccogli, va bene? Quindi cosa, secondo voi, ma così proprio, perché secondo voi se io inizio a recriminare contro il fato, contro il destino, chi sto incriminando? Me stesso. Se io recrimino contro il destino, sto incriminando me stesso, perché sono io l'autore di quello che mi sta... certo, sono io che ho seminato, perché mi lamento adesso? Ci dovevo pensare prima. Va bene, oramai il passato è passato. Scordammi, c'ho passato. Eccetera, sì, non siamo di Napoli, vale uguale. Ma vale uguale, no? Incolpare il destino significa colpire se stessi, recriminare il destino significa incriminare noi stessi. Perché? Perché mentre la vita va avanti, ovvero il tempo scorre, noi continuiamo a lamentarci, a recriminare, a rimuginare e a lamentarci e a incolpare costantemente qualcuno tranne noi stessi. Non c'è assunzione di responsabilità, si rimane paralizzati in un limbo fatto di, appunto, di risentimento, fatto di autocommiserazione, vero? Ma io non me lo meritavo. E perché tutte a me? Ma perché non succede niente a Sarvananda? Tutte a me devono succedere, per dire, no? Perché a lui a lui gli va tutto liscio, e a me tutto a me. Quindi autocommiserazione, insomma, negatività, vero? Negatività. Si rimane paralizzati nella negatività. Paralizzato uno non va avanti. Cioè sì, il tempo passa, ma io rimango lì inchiodato, cacciavitato, rivettato al rancore. Il rancore, la collera, eccetera. Infatti è detto che la maturità inizia con il riconoscimento della realtà. Come funziona la realtà? Ciò che è successo, ok? Ciò che è stato fatto. Questa è maturità. Ciò che non può essere cambiato, non può essere cambiato. Adesso devo raccogliere questo. Se invece noi continuiamo a provare risentimento,
Cosa succede se io continuo a provare sentimento per ciò che è immutabile? Dai, cosa succede? Se io continuo a provare risentimento per ciò che è immutabile, peggiora. Perché? Perché peggiora? Perché io potrei fare qualcosa, ma no, non posso fare niente su ciò che è stato, ma posso? Cambiare. Ora, se io continuo a provare risentimento per ciò che non può essere cambiato, spreco energie, spreco tempo, che potrei meglio utilizzare per cambiare ciò che posso cambiare, ovvero la mia impostazione di oggi. Questo è il verso di oggi, signori. 2.57 dice: la persona che in questo mondo non si lascia condizionare dal bene e dal male che riceve e non apprezza l'uno né disprezza l'altro è fermamente situato nella conoscenza. Una persona matura. Prabhupada cosa che diceva? Prima di diventare cosciente di Krishna? Cercate di diventare coscienti. Prima ancora di diventare cosciente di Krishna, dobbiamo essere coscienti. Ancora una volta, ciò che è stato, ciò che è fatto, è fatto. Ciò che non può essere cambiato, non lo puoi cambiare. Contro chi inveisci? Se tu continui a recriminare contro il passato, stai incriminando te stesso, senza neanche rendertene conto, e quindi uno rimane paralizzato. Quindi, bisogna accettare ciò che è immutabile, e questo, nel momento in cui noi accettiamo ciò che è immutabile, ci liberiamo per agire oggi e migliorare ciò che è invece modificabile. Ok. Questo verso 257 della Bhagavad Gita. Viviana, tu mi senti? Sì, molto bene. Sì. Ho fatto una faccia strana, pensavo che non si sentisse. Sento molto bene. Okay, stavo pensando. Stavi pensando, per quello, stavi pensando, ok. Cosa afferma quindi la Bhagavad Gita in questo verso? Dice che coloro i quali non inveiscono, non recriminano contro ciò che è spiacevole, contro i ribaltoni, contro le cose che non vanno bene, coloro i quali non inveiscono sono saggi. Sono proprio situati nella vera conoscenza. Ovviamente questa accettazione pragmatica, ok? Quello che è stato, lo accetto. Quello che non posso cambiare, non posso cambiarlo, lo accetto. È un'accettazione pragmatica. Non basta la comprensione intellettuale, non basta. Sì, ho capito, beh sì, effettivamente. Non basta. Attuabile, diventa attuabile quando noi iniziamo ad avere una visione spirituale della vita. Spirituale significa che è tutto sotto il controllo di Krishna, Dio, la persona suprema. Io ho dimenticato questo dettaglio, che non è un dettaglio, l'ho dimenticato, l'ho tralasciato da troppo tempo e mi sono considerato, allora se Dio non c'è, mi interessa, se Dio non c'è, io sono colui che controlla, sono io, se non c'è un controllore supremo, chi è che controlla? Io non potrò controllare tutto, però posso controllare la mia vita, e questo è il problema. Visione spirituale significa, ok, Krishna, c'è Dio, la persona suprema, il controllore supremo, che tutto controlla. Le cose mi stanno andando male non perché lui abbia perso il controllo. Sono io che ho perso di vista il suo amorevole controllo. Krishna non è mai, questo lo apprendiamo dalla Bhagavad Gita, praticando la vita spirituale, questo con progressione si realizza. Krishna è sempre stato schierato dalla nostra parte, non è mai stato in disparte. Siamo noi che non abbiamo fatto la nostra parte in questa relazione d'amore. Ecco perché le cose non vanno bene quando non vanno bene. Ed ecco perché le cose belle, tra virgolette, finiscono. È semplicemente per quello.
Quindi, tornando sul punto, noi possiamo accettare pragmaticamente che ciò che è stato e non dobbiamo rimanere lì paralizzati ad inveire contro, ad autocommiserarci, no? Perché poi diventa depressione, è vero? Funziona così, no? Poi diventa depressione, sì, negatività che entra in circolo, è tossico come atteggiamento. Non dobbiamo rimanere paralizzati in questa autocommiserazione, in questa negatività, dobbiamo accettare quello che è stato, ma questa accettazione pragmatica, torno a dire, diventa fattibile, diventa qualcosa di realizzabile davvero, solo se abbiamo una visione spirituale della vita. Ovvero se, dopo un'analisi del contesto, impariamo ad assumerci le nostre responsabilità. L'assunzione di responsabilità. Visione spirituale. Parliamone un po' della visione spirituale. Cosa ci dice da Bhagavad Gita? Proprio nel secondo capitolo. Molti di voi probabilmente partecipano a questi incontri domenicali fin dall'inizio, no? Dello studio della Bhagavad Gita, alcuni di voi, no? Qual è un argomento, il discorso principale che Krishna ha affrontato proprio all'inizio della Bhagavad Gita? Di che cosa ha parlato Krishna all'inizio della Bhagavad Gita? Delle caratteristiche dell'anima, delle caratteristiche dell'anima. Cosa ha detto? Qual è una caratteristica proprio specifica dell'anima? È immortale, brava, bravo, brava anima, brava, no, brava anima. Allora, meglio, più che immortale, perché immortale significa che nasce e non muore mai. Lo ricordate Highlander? L'immortale è nato però non moriva mai, meno che qualcuno andava lì e lo decapitava, però lui era il personaggio principale, non lo potevano decapitare. Comunque, tornando sul punto, immortale significa che nasce e non muore, eterno significa ajo ajo nitya shashvato yampurano nahanyate hanyamane sharire, non nasce e non muore. E non muore neanche quando il corpo muore. Na hanyate hanyamane sharire. Quando sharire significa il corpo, no? Sì. Quando il corpo viene lasciato, quando le spoglie mortali, il tabernacolo viene abbandonato, l'anima non muore. Quindi è. E poi altre caratteristiche che gravitano attorno al concetto dell'eternità è che l'anima non può essere tagliata, non può essere bruciata. L'anima è indistruttibile, l'anima è antiproiettile, l'anima è a prova di bomba, va bene? L'anima è eterna, siamo anime indistruttibili e siamo parte, questo è un altro elemento importantissimo, siamo anime indistruttibili e siamo parti Mamai Vamso, Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana. Siamo parti integranti di Krishna, che è il supremo indistruttibile. Krishna è il supremo indistruttibile. Ed è un'altra caratteristica di Krishna qual è? Questa è visione spirituale. Eh? Il punto ci siamo detti. Accettare non è facile che quello che è stato, accettare quello che ci succede, il karma, non è facile. E l'accettazione pragmatica di ciò che è stato per non rimanere fissi, paralizzati nel passato e agire adesso per poter modificare ciò che possiamo modificare in modo che in futuro non dovremo nuovamente sprofondare nell'angoscia, nel risentimento, nella negatività, questa accettazione pragmatica diventa attuabile quando abbiamo una visione spirituale, stiamo dicendo, no? Ok, la visione spirituale comprende la comprensione di chi siamo anime eterne, indistruttibili, parti integranti dell'indistruttibile supremo, Krishna, giusto? E noi siamo parti sue integranti, eterne, sanatana, eterne, e lui è il Suridam Sarvabhutanam. Chi se lo ricorda cosa significa Suridam Sarvabhutanam? Io ne approfitto, bevo un sorso. Rit significa cuore. Dai. Cuore. Lui è l'amico del cuore e nel cuore di tutti gli esseri viventi.
Cioè lui è il nostro più grande benefattore. Cosa significa il nostro più grande benefattore? Che è sempre il nostro più grande amico. Tutti noi abbiamo un amico carissimo o abbiamo avuto un amico carissimo. Lo definivamo tale perché anche nel momento di maggiore bisogno lui accorreva, come lui interveniva, lui era presente, lui, lei, sì, presente, presente, pronto ad intervenire in nostro favore, giusto? Pronto ad intervenire. E poiché lui non è soltanto, non è un amico, il miglior amico, ma un amico ordinario, che insomma, fino a un certo punto può intervenire in amico, no? Fino a un certo punto, poi il resto alza le mani e dice, amico mio, che ti posso fare io qui? Magari, ecco, beh, chiedi a qualcun altro, io non ti posso venire incontro. Ma Krishna è? Krishna è? Krishna è? No, Krishna è? Krishna, Krishna, Krishna è onnipotente. Cioè, lui, nella sua onnipotenza, lui può trarre il bene dal male. Siamo partiti dall'immagine, dalla scena, dallo scenario in cui, quando ci sono i ribaltoni, quando ci sono i rovesci di fortuna, quando le cose vanno male, recriminiamo contro il passato. Visione spirituale. Krishna è il nostro più grande amico. Amico. All'amico del cuore e anche nel cuore, perché è proprio qui nel cuore, è qui, e lui può abilmente trarre il bene dal male. Allora, cosa dobbiamo fare semplicemente? Mantenere la nostra coscienza, la nostra vita connessa, armonizzata con lui, connessa a lui. Si chiama bhakti, si chiama servizio di devozione. Lui è pronto ad intervenire. Ma bhakti cosa significa? Servizio di devozione, no? Servizio di devozione. Bhakti significa rendersi disponibili. Disponibili? Disponibili A a servire. servire, disponibili con Krishna, renderci disponibili. Noi gli dobbiamo dimostrare, ovvero attraverso il nostro servizio di devozione, che noi vogliamo veramente che lui intervenga nella nostra vita, altrimenti lui non interverrà. Ci sono tante storie vediche, la storia è piena di situazioni in cui alcune persone hanno chiesto il suo aiuto e lui è intervenuto immediatamente, anche in modi veramente straordinari, meravigliosi, prodigiosi. Altri invece in cui non gli hanno chiesto aiuto, non hanno richiesto il suo intervento. E Krishna cosa fa? Cosa fa in quei casi lì? Non interviene, semplicemente non interviene. Cattivo Krishna. Cattivo Krishna, crudele, cinico. Ah, quindi se glielo chiedo lui interviene, se non glielo chiedo non interviene. E come, chi mi sa dare una risposta? Abbiamo detto che lui è il nostro supremo benefattore. Ah, quindi soltanto se glielo chiediamo, altrimenti ci lascia lì a sobbollire nel calderone di Maya. Ah, sembra un po' cinica questa cosa qui. Dai, qualcuno che me lo dica. Dai. Perché non riconosciamo il suo ruolo. Perché non riconosciamo il suo ruolo. E quindi lui dice, ah, quindi tu non riconosci il mio ruolo e vai. Non chiedo aiuto. No, io dico io. Ah. Cioè, quello che dovrebbe chiedere aiuto non chiede aiuto perché non riconosce il suo ruolo, Non magari. chiede, ok. E Krishna che fa? Abbiamo detto, qualcuno ha detto non fa niente. Più o meno qualcosa lo fa, diciamoci la verità. Però lui non si impone nella nostra vita. Non si impone, lui si propone, lui dispone, lui predispone, ma siamo noi che dobbiamo. E cosa, e perché? Ma, però il mio punto rimane, ma io posso essere anche ignorantissimo, posso essere molto, molto ignorante. Lui lo sa, su, e dai, intervieni, no, Krishna? Che fai?
mi lasci lì a marcire nelle cose che non vanno. Stanno rispondendo. Ecco, tu aiutami. Chi? Domenico. Domenico risponde. Interviene comunque, ma non essendo connessi non capiamo i suoi messaggi. Ok. E qual è il suo messaggio? Qual è il suo messaggio? Sali a bordo. Però noi non saliamo. Però noi non saliamo. E quindi lui che fa? Cioè, perché non interviene? Lascia libera scelta. Ci lascia libera scelta e ci lascia nascere, morire, nascere, morire, nascere, morire. Fai le tue esperienze in base al carico che sei guadagnato. Fai le tue esperienze, poi quando vorrai mi chiamerai. Perché fa così? È vero, è in dubbio, però è ancora velato di cinismo. Un po', no? Un po' di insensibilità, un atteggiamento un po'. Oh, quando vuoi, io qua sto. Quando vuoi, oh, se no, come diceva mia nonna, tracca tracca. Vai. Quindi cosa fa? Perché lo fa? Perché fa così? Batta Lorenzo. Perché? Cioè, cosa... Perché devi arrivare nella situazione in cui siamo noi che dobbiamo abbandonarci, cioè dobbiamo andare verso di lui. Addirittura, ed è tutto giusto, ma addirittura, lo leggevamo questa mattina, credo, di recente comunque, forse ieri sera, vabbè l'altro ieri sera, non me lo ricordo, comunque, diceva, quando noi vogliamo abbandonarci a lui, riallacciare la relazione dimenticata, mai perduta, dimenticata con lui. Lui ci dà la conoscenza, ci dà il ricordo. E quando invece non vogliamo riallacciare la relazione con lui, ma vogliamo fare di testa nostra, lui ci dà l'intelligenza per farlo pure meglio. Ma come ce la spieghiamo questa? Quando noi non vogliamo essere devoti, lui ci dà l'intelligenza per essere proprio non devoti, ma proprio non devoti seri. Proprio non devoti, non devoti. Ci dà l'intelligenza, le capacità per dire no a Krishna. Perché lo fa? Per amore. E cioè perché per amore? È convinto. Tu controlla tu, sì, anche io qua faccio fatica a controllare tutto. Perché è quello che vogliamo fare. Perché non sono il controllore supremo, giustamente. Perché quello che vogliamo fare non ce lo lascia fare. E questo l'abbiamo capito, ma perché lo fa? Perché no, non potrebbe intervenire. Dice, oh, due schiaffoni, pam, pam. Oh, sei un'anima, io sono l'anima suprema. Sveglia, forza, ma io voglio fare no. Ma io voglio andare ancora a provare questa. No, potrebbe fare così? Sì. E perché non lo fa? Anzi, non solo non lo fa. Cioè, vuoi andare? Allora, aspetta che ti do pure gli strumenti per andarci meglio a quel paese. Perché lo fa? Per amore. Che sì, questo sì, sicuramente, però... fatemelo capire, prego. Per stimolare la consapevolezza. Come? Per stimolare la consapevolezza. Fammelo capire meglio, per stimolare, come ti chiami? Bernardino. Ok, Bernardino. Fammelo capire meglio, perché per stimolare la nostra consapevolezza? Cioè per far crescere la nostra consapevolezza. Cioè? Farci imparare dai nostri errori. Capire i nostri errori. Dovremmo capire i nostri errori. Sì, sì, quello che sta dicendo Laura lo stanno dicendo anche loro, effettivamente. E Bernardino si è molto avvicinato. Fammelo capire proprio meglio. Visualizzalo proprio. Cioè, lui, quando tu ti vuoi allontanare da lui ti paga pure il biglietto. Cioè, vai, così ti paga, prendi l'aereo, così ti allontani ancora più velocemente. Tu ci vai, ti allontani a piedi, prendi l'aereo, così vai ancora più veloce. Perché attraverso un'esperienza negativa. Questo l'abbiamo capito. Ma perché? Perché lui ci paga? Potrebbe farci andare a piedi, vai. Invece no, lui interviene per farci allontanare ancora più velocemente. Perché? Perché ci ama. E questo l'abbiamo detto. Si è incantato il disco. Perché ci ama. Perché ci ama. Perché ci ama. Per velocizzare. Giacomino mio. Vai. Per? Per velocizzare. Per velocizzare. Oh. Per velocizzare, perché prima sperimenti tutto quello che devi sperimentare, prima
riconsidererai in maniera operativa l'idea di ritornare ad essere suo devoto. Qui non c'è niente proprio di cinico. Siamo anime eterne, siamo anime indistruttibili. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Non è che quindi Krishna ci fa morire. No, non ci fa morire, è impossibile. L'anima non può morire. Non può morire, è impossibile. Capite? Non può neanche bruciarsi. Non può esplodere in mille pezzi se mette un piede su una mina antiuomo. Non è possibile questo, è l'anima eterna. Quindi è per accelerare il processo del ritrovare la consapevolezza, del ritrovare la consapevolezza, è per accelerare. Bravo Bernardino, bravo, bravo Bernardino, no? Perché ha fatto quella faccia? Ha fatto una faccia, ha fatto così. Bravo Bernardino. Ha fatto così. No, perché? Che c'ha Bernardino? Che... No. Prego. Non è leggendo la Bhagavad Gita? Ma così com'è? A me sì, la Bhagavad Gita così com'è? Certo. Ripeto, leggendo la Bhagavad Gita, che non si sente se non arriva qui, leggendo la Bhagavad Gita? Così com'è. Così com'è? Certamente. Ho letto che Krishna dice... Krishna dice... Tutti gli esseri mi appartengono. Tutti gli esseri mi appartengono. Quindi, questo è successo a me, poi non so se agli altri è la stessa cosa. Non so. A me è successo che, sentendo le parole di Krishna, mi ha scosso la mia... Sentendo le parole di Krishna, le sue parole mi hanno scosso? Cioè, ho accettato di... E ho accettato di diventare un devotino. Sì, le parole di Krishna scuotono effettivamente. Noi dobbiamo semplicemente quindi mantenere la nostra coscienza sui binari della bhakti. Noi dobbiamo fare semplicemente questo. Krishna ha già predisposto tutto quanto. Noi dobbiamo semplicemente, ma con la convinzione, qualunque cosa accada, io sono un Krishna Bhakta. Io sono un devoto di Krishna, qualunque cosa accada, sono un'anima devota a Krishna, e però glielo devo dimostrare, glielo devo dimostrare. Quindi invece di chiedere perché quando le cose vanno male, no? Perché, diciamo così, no? Perché? Invece di dire perché, dovremmo dire come, cioè? Come fa? A parte quello, sicuramente. Come ho fatto a essere così, così stupido? Certamente. E poi c'è un altro come. Allora, anzi, perché? Ma perché? Come faccio a migliorare? Bravo! Come, ovvero? E come si fa a migliorare? Come faccio a? Ora, Krishna, come posso fare a servirti in mezzo a questa tempesta? Quindi, dal perché al come. Anziché sprofondare, annegare nella rabbia, nel risentimento, nel rancore, nell'autocommiserazione, che quel passo è breve, un attimo, anziché affogare in tutto, annegare in tutto questo, io devo lasciarmi bagnare dalla grazia trascendentale nella forma di come posso, Krishna, servirti in questa tempesta, anche in questa tempesta. Perché esistono forse degli impedimenti al puro servizio devozionale? Dai, ditemi, c'è qualcosa che però proprio questa cosa, sì, però questa cosa qui impedisce a chiunque di servire Krishna. Questa, cioè questa situazione qui che è veramente un deterrente reale al servizio devozionale. Esiste qualcosa veramente deterrente al servizio devozionale? L'ostacolo è quando cerchiamo la compagnia dei non devoti, invece quindi l'unico vero ostacolo siamo noi, in ultima analisi l'unico vero ostacolo siamo noi con la nostra non volontà a riappropriarci della nostra vera identità, sta a noi, allora sì, ma se no, se io ho tanta buona volontà e sono seriamente interessato a servire Krishna, niente può ostacolarci, niente. Niente, niente, no, non esiste un reale motivo di lamento, non è impossibile. Perché? Perché il devoto non trattiene niente, niente trattiene il devoto. Si capisce?
Il devoto non trattiene niente, cioè il devoto, che fa il devoto? Non trattiene niente, cioè non si attacca a niente. Come ti chiami? Tommaso. Tommaso, grazie Tommaso. Non si attacca a niente perché ha capito che tutto è di Krishna, ma quello con una brevissima argomentazione si può dimostrare, giusto? Poi tutto sta ad agire di conseguenza, ma che niente sia nostro, quanto ci vuole per capirlo che niente è nostro? Quanto? A livello intellettuale, a livello cognitivo, quanto ci vuole a capire che niente è nostro qua? Già soltanto la... con niente veniamo e con niente ce ne andiamo, quindi lo capisci, no? Che niente... Il problema è agire di conseguenza, perché niente è nostro, con niente veniamo e con niente ce ne andiamo, è verissimo, però manca un elemento fondamentale. Sì, però tutto quello che mi circonda è il mondo di cose e persone, di chi è? Di Krishna. E Krishna chi è? Uno approfondisce, eccetera, no? Quindi il devoto non trattiene niente. Altra frase, niente trattiene il devoto. Che significa questo? Allora, il devoto non trattiene niente, virgola, e l'abbiamo capito. Niente trattiene il devoto. Tutto è possibile. Niente trattiene il devoto, cioè niente lo trattiene dall'essere devoto. Non ci sono ostacoli. Quindi il devoto non trattiene niente, virgola, niente trattiene il devoto, è una figura, si chiama chiasmo a specchio, no? Niente trattiene il devoto non trattiene, cioè niente, il devoto non trattiene niente, niente trattiene il devoto, in posizione chiastica, a specchio, no? Che però fa capire esattamente qual è la nostra posizione costituzionale. Ok, quindi come Krishna posso servirti adesso in mezzo a questa tempesta? E cosa succede quando adottiamo questo atteggiamento di apprendimento centrato sullo scopo? Cosa succede quando accettiamo questo metodo di apprendimento incentrato sullo scopo? Noi siamo devoti, destinati a servire, e il servizio devozionale è susukam, è gioioso. Cosa succede al devoto quando serve? Ci si libera da quel peso iniziale, dal peso del risentimento, e il risentimento cede il passo alla gratitudine, alla riconoscenza, alla speranza devozionale. Questo che succede nel cuore di un devoto. La sentiamo davvero la mano rassicurante di Krishna, la presenza di Krishna? Poi Krishna ce la fa sentire davvero, perché fino ad oggi non l'abbiamo sentita semplicemente perché gli abbiamo voluto voltare le spalle, e lui è rispettoso di questa decisione, di questa impostazione d'animo, e si nasconde. Ma nel momento in cui noi iniziamo a cercarlo, Krishna, come posso servirti? Qual è il modo migliore per dire a Krishna, Krishna, voglio servirti? Giacomo, qual è il modo migliore proprio per lanciargli questa petizione? Il Mahamantra Hare Krishna. Il Mahamantra Hare Krishna noi lo ripetiamo, giusto? È una ripetizione, giusto? Però la cosa fondamentale di questa ripetizione è che dovrebbe essere una ripetizione. Si capisce? Cos'è una petizione? Cos'è una petizione? Petizione. Cos'è una petizione? Cioè, un richiedere qualcosa. Un richiedere qualcosa. Costantemente. La petizione, no? Dai, firma anche tu questa petizione, sì, per salvare la foca monaca dai bracconieri vichinghi, che ne so. Firmala pure tu, la petizione. Quindi è un appello, giusto? La petizione è un appello, giusto? È un appello. Noi stiamo chiedendo, per favore Krishna, impegnami al tuo servizio, vero? Allora, quella ripetizione, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, lo ripetiamo, giusto? Ma il cuore di questa ripetizione è il sentimento di ripetizione. Cioè, ad ogni sillaba noi dovremmo rinnovare la nostra petizione. Giusto? Ok. Quando noi facciamo così, Krishna non
mancherà immediatamente di far sentire la sua mano rassicurante, la sua guida rassicurante, il suo amore proprio in maniera tangibile. E allora iniziamo a vedere quali sono i piccoli passi da fare e mi avvio verso le conclusioni. La conclusione. Quando siamo così connessi, tutto si schiarisce, tutto si dirà, le nebbie si diradano, iniziamo a vedere qual è il prossimo passo da fare, i sentieri si aprono, capiamo cosa dobbiamo fare, in che direzione compiere quei passetti, le porte si aprono. È questo che succede col servizio devozionale e ci sentiamo rassicurati dal fatto che Krishna ha sempre un piano per noi, sempre ce l'ho avuto, e questo ci permette di avanzare su quei famosi binari della vita e possiamo crescere davvero, realizzare davvero sempre di più la nostra vera identità e tornare a casa. E poi si vede sempre, si vede il suo aiuto. Lo vedi che c'è, vero? Vero che lo vedi? Nel momento in cui uno glielo chiede, sì. Crescita e realizzazione, è questo che dobbiamo puntare. Crescita e realizzazione. E per poter crescere e realizzare, dobbiamo affidarci a Krishna. Questo è il Bhakti Yoga. Qualcuno vuole dire qualcosa? Intanto saluto Palmira, Emanuele, Antonella, Salvatore, Claudia Maria Teresa, Fabio, Hare Krishna, Gabriella, Domenico, Laura. Qualcuno vuole dire qualcosa? Sì, io è meglio. Vai. È meglio cercare la compagnia dei devoti di Krishna che... Meglio cercare la compagnia dei devoti di Krishna? Che... il contrario. Che non cercarla. Che cercare la compagnia di qualcun altro. Che devoto di Krishna non è. Oh, grazie. Grazie mille. Siete d'accordo? Sadhu Sangha. È fondamentale. La compagnia dei devoti è fondamentale. E attenzione che compagnia, l'associazione non è vicinanza, non è una questione di vicinanza, ma è una questione di coscienza. Non è una questione di vicinanza, è una questione di coscienza. Quando ci siamo, dobbiamo esserci fino in fondo, dobbiamo proprio trarre vantaggio dagli stimoli devozionali. E poi cooperare. E stare insieme, cooperare, stare insieme significa cooperare effettivamente, fare le cose insieme per Krishna, fare la nostra parte. C'è una storia di Ramananda Roy forse, che gli chiedono a lui, qual è la sofferenza che un devoto può sperimentare? E lui, Ramananda Roy, risponde, l'assenza della compagnia dell'associazione dei devoti mi fa soffrire. Sì. E Ramananda Roy? Sì. Sì. Molto interessante questa cosa qui. Toglietemi tutto, ma non la sadhusanga. Possiamo fare uno spot così. Toglietemi tutto, ma non la sadhusanga. Qualcun altro? Bernardino? Tommaso? Come ti chiami? Sì. Io, Enza. Enza. Vuoi dire qualcosa, Enza? È da molto che vieni? Un paio di mesi. Ok. Non è molto, va bene. Va benissimo. Breve ma intenso. Breve ma intenso. Breve ma intenso, un'immersione. Va bene, Hare Krishna Devoti. Grazie. Sì, che cantiamo il Damodarastaka, offriamo la candelina, sì. E poi Prasada. Hare Krishna. Kirtan e quant'altro. Grazie Devoti, Hare Krishna. Adesso cantiamo un po', Togliamo lo sfondo virtuale. Allora Tulsi, sì, però se vieni un attimo, se questo qui me lo passi di lì, attenzione al filo, vai, ok, ti dico io, inquadra, se si può inquadrare, giralo, però ti dico io. Ancora, alza, perfetto, così ora gira leggermente dalla parte opposta, perfetto, l'unica cosa è che non vedo una foto, sì. Avvicinerai, no? Così la inquadro, non si mantiene, va bene, comunque si vedranno le persone che offriranno.
Il testo io non me lo ricordo veramente, non me lo ricordo di memoria. È un'inquadratura un po' sbilenca, però vabbè. Questo è da quello sfogliare. Sì, la sfoglio, la sfoglierò. Perché è più grande, se lo da quella più. C'è il problema. Siccome io sono un po' più. Adesso si offre la candelina a questa immagine molto bella di Krishna e Madre Yashoda. Quindi dovete avvicinarvi a me. Io vi metterò un goccio d'acqua a mano destra e mano sinistra. Poi vi darò la campanella da suonare con la mano sinistra e con la mano destra vi darò la candelina. E la candela va offerta. Va prima presentata a Srila Prabhupada e poi va offerta a questo quadro e si offre quattro volte ai piedi di Srila Prabhupada. Girando così in senso orario. Sì, l'altra volta abbiamo fatto sette. Per okay. Allora, sette intorno a tutta la... anche 15, 20, tutte le volte, almeno sette intorno alla foto di... In senso orario, perché se girare in senso antiorario si apre una voragine, un inferno, e poi si richiude e non è. Per non ricordare. Senso orario. Ah, ok. Anche le luci soffuse. Benissimo. Ok. Siamo pronti. Io avrei, se vuoi, ma c'è qualcuno che suona la mridanga a tempo? Ah, anche Kartos? Anche Kartos a tempo? No, chi ha senso tu musicale? Ah, lui fa i Kartos e tu puoi suonare la mridanga? Però il senso no. Deve essere il tempo, se vuoi io, ho il ritmo quello di... Però mi devi passare la borsa della quella mira più lucida. Dai, una di due, una non so. Ah, stanno qui. Solo un attimo, c'è da sistemare adesso qui. Grazie Patti Vittoria che hai messo il testo sulla sovraimpressione di sulla chat. Adesso riabbasso i volumi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Thank you.
E qui dal centro di Fasano, Hare Krishna, salutiamo tutti i devoti ancora online, tutti coloro i quali poi riascolteranno questo studio e questo kirtan insieme in differita. Hare Krishna, ci vediamo domani mattina alle 7:30 con una lettura e un'analisi di una lezione di Srila Prabhupada, verosimilmente sul 257. Bella Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna a tutti. Quanti? Arrivo! Hare Krishna, grazie a tutti voi. Hare Krishna. Hare Krishna.